Siamo pronti ovviamente a collaborare, è una legge dello Stato, ci mancherebbe altro che non fossimo disposti a collaborare. Certo, i centri per l'impiego devono ancora essere tutti strutturati, diciamo, escono da un periodo molto lungo di trapasso tra lo Stato centrale, le regioni a cui sono state affidate, occorre un coordinamento, occorre capire quale sarà la platea, occorre incrociare le anagrafi. Mi sembra un provvedimento e un progetto molto, molto ambizioso. Non c'è dubbio che gli ammortizzatori sociali vadano riformati in questo paese. Ho molti dubbi sull'aggancio tra reddito di cittadinanza, formazione professionale e mondo delle imprese, che è tutto ancora da costruire. Se il reddito di cittadinanza si sostanzia e diventerà solo un assegno o qualche soldo dato a qualcuno che ha bisogno, per l'amor di Dio, bene, ma credo che non farà gran bene all'economia e neanche gran bene a quelle persone. Se invece diventa una forma di ammortizzatore sociale estesa, agganciata al mondo delle imprese e del lavoro, magari coinvolgendo gli enti di formazione e le imprese, può diventare qualcosa di più ambizioso, ma tutto da costruire.